chiamo Gianni Marchetto, sono un pensionato, ho 66 anni e sono un ex operaio Fiat e dalla fine degli anni 60 in poi la mia esperienza è ruotata quasi tutta sui problemi di ambiente di lavoro, pur avendo fatto esperienze di funzionario alla Mirafiori. Ho fatto il funzionario prima e dopo la cura di Caliere Romiti, prima dal 75 al 78 seguivo le fonderie Fucine e dall'82 all'86 ho seguito la carrozzeria di Mirafiori. Nel 1968 ricordo di aver partecipato qui a Collegno ad un corso tenuto dalla compagna Pia Rai, che purtroppo è morta parecchi anni fa, il primo corso che fece qui a Collegno di spiegazione della dispensa sull'ambiente di lavoro, quella con gli omini. Imparai lì questo nuovo linguaggio che era stato il frutto di anni e anni di elaborazione di Iva Roddone con un gruppo di operai e sindacalisti della Mirafiori, quasi tutti evidentemente in commissione interna, non c'erano poi delegati, e l'uso del questionario di gruppo operaio omogeneo. A Mirafiori, a un certo punto, facemmo, ricordo un'esperienza fatta al servizio anime, era il 1974-75, in occasione dell'applicazione delle 150 ore. Col CTO, appunto, concordammo 150 ore, le concordammo anche con le varie settori della Mirafiori e portammo lì una trentina di delegati. Per le fonderie di Torino concordammo con la direzione e col medico di fabbrica di prendere a pretesto un'officina, l'officina anime. Le anime sono in pratica il pieno che diventa vuoto poi quando si fa la fusione. Nel servizio anime facemmo 17 o 23, mi pare, questionari di gruppo operaio omogeneo. A un certo punto la sintesi tecnica la demo per le mani ai tecnici e agli studenti che parteciparono a queste 150 ore. Ne venne fuori un lavoro estremamente interessante perché alla fine portammo a casa anche una bonifica dei posti di lavoro appunto indagati con questo strumento che era il questionario di gruppo operaio omogeneo.